Fervono i preparativi per l'avvio delle serate in piazza del Villamare Festival Film & Friends. La squadra tecnica questa mattina era al lavoro con metro alla mano per garantire il giusto distanziamento e la sicurezza in epoca Covid. La piazza Portosalvo conterrà dunque quest'anno meno sedie ma non meno entusiasmo, con l'organizzazione che ha cercato di sacrificare al minimo la formula tradizionale di successo del festival. Non ci sarà il dopocinema gastronomico, ma restano i film di qualità, il carattere internazionale della kermesse, gli ospiti di spessore, gli appuntamenti culturali, le colonne sonore e l'arte. Ad aprire le serate in piazza questo 25 agosto Ernesto Maillet, eclettico attore già Davide Donatello, che ritira il premio alla carriera. Niente, io voglio uscire fuori dai luoghi comuni, lo dedico a questo, lo dedico a me, ci ho messo 50 anni. Intanto sui social e sulle TV nazionali continuano ad arrivare i saluti e gli annunci degli ospiti che saranno di qui a breve sul palco del festival. A C'è posta per su Rai 1 è stata Nathalie Caldonazzo, oggi nel parlare del corto I Want You, ad annunciare la prossima proiezione a Villamare. Grazie a questa interpretazione, 27 agosto sarai premiata come attrice al Film Festival di Villamare. Sono molto contenta, intanto ringrazio il patron Alessandro Cocorullo che mi ha premiato. So che sono stati visionati 700 cortometraggi, quindi come migliore attrice mi fa molto, molto piacere. Intanto c'è fermento per l'arrivo, mercoledì 26 agosto, dell'attore Fabio Troiano, volto noto di fiction come Riss, La Squadra, 100 vetrine, Caterina e le sue figlie e conduttore di The Voice e Colorado. Al cinema è stato tra gli interpreti di Santa Maradona, Cado dalle nubi di Checco Zalone e il film Nati due volte di Pierfrancesco Di Lallo, che è in concorso al Villamare Festival. Nella pellicola Troiano interpreta Maurizio che dopo il cambio di sesso torna nella cittadina di provincia dove è cresciuto e dove ha sofferto, ritrovando il bandolo della matassa. Il film sarà proiettato alla presenza dell'attore mercoledì in piazza Portosalvo.